Google Analytics e Italia. È successo qualcosa per cui oggi registriamo questa puntata, cioè un gruppo di attivisti, poi vi racconto chi, ha iniziato a informare quasi 8.000 pubbliche amministrazioni del fatto che stanno utilizzando Google Analytics, e questo è per tanti 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 motivi contro legge. È scoppiato un po' il putiferio, alcuni che dicono gli hacker che ci vogliono, alcuni addirittura che hanno detto andremo a sporgere denuncia, bravi, complimenti, ma a parte quello volevo raccontarvelo molto bene, partendo da chi, dove e che cosa. Non lo faccio da solo, lo faccio insieme a un paio di persone molto più competenti su questo argomento di me. E tra l'altro anche loro attivisti in Hermes, solo per fare una cosa, in un quarto d'ora, 20 minuti, scrivervi e raccontarvi perché, se avete Google Analytics, stante le cose attuali, e siete una pubblica amministrazione, avete un bel po' di problemi. Io sono Matteo Flora e questo, questo è Ciao Internet. Ciao Internet, eccoci! Ciao, 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 ciao Fabio, ciao Marco. Allora, ve li presento. Quello in basso è il troll preferito da tutti, cioè Fabio Pietrosanti, attivista, cofondatore insieme a me e tanti altri del Centro Studi Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali. Dall'altra parte abbiamo un altro attivista, sempre membro di Hermes, avvocato, quindi abbiamo Marco Ciurcina. Ciao a tutti e due e grazie del tempo innanzitutto. Partiamo dal troll preferito dagli italiani. Fabio. Allora, io mi sono preparato davanti il sito web dell'iniziativa che spiega che cosa è successo e come. Mi sono anche, tra parentesi, lo trovate già online, a privacy.gov, scritto con lo zero.it, qua sotto trovate il link, e anche il template della mail che hanno ricevuto, che dice: spettabile ente, siamo un gruppo di hacker italiani, attivisti, attiviste, cittadine e cittadini, attenti alla privacy e alla tutela dei diritti cibernetici nel nostro paese, indirizzo. Questo è arrivato a IURP, quindi teoricamente ai DPO delle varie, poi arriverà ai DPO delle varie pubbliche amministrazioni. Abbiamo rilevato che il vostro ente utilizza Google Analytics nel suo sito istituzionale, nonostante sia ormai pacifico che questo strumento non sia conforme ai principi del GDPR in ordine al trasferimento trasfrontaliero dei dati personali. L'utilizzo è stato già ritenuto illecito dal DPS, bla 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 bla, e dice: attenzione che questa segnalazione, qualora voi non agiate in maniera decisa nel rimuoverlo, sfocerà poi in una segnalazione ovviamente al garante. Mi vuoi raccontare, iniziando proprio da te, chi, dove, come e perché è scoppiato questo casino? Ti lascio, faccio la cosa peggiore dell'universo, ti lascio libero di raccontarlo come vuoi. Beh, grazie Matteo. Questo progetto nasce a seguito di quello che è stato lo sviluppo sia da parte del l'EDPS, quindi diciamo il garante europeo, il garante austriaco, il garante francese, che hanno indicato il DPS, la garante dei garanti, ok? La somma dei garanti tutti assieme, e che hanno ciascuno per quota parte propria identificato che l'utilizzo di Google Analytics, che è nella stragrande maggioranza dei siti web, comporta un trasferimento di dati trasfrontaliero negli Stati Uniti, e questo, stante, poi ci spiegherà meglio avvocato Ciurcina, e stante diciamo il contesto di tutela della privacy, non è proprio caso e cosa. Allora, insieme diciamo a un gruppo di attivisti e volontari, partendo diciamo come impulso da parte dell'associazione Hermes, coinvolgendo l'associazione Copernicani, ma soprattutto volontari con una grande call inviata sulle mailing list come quella del centro Nexa e sui social network, si è creato un gruppo di lavoro per realizzare questo progetto che ha il codename Monitor APA, che in buona sostanza acquisisce l'elenco di tutti i siti di tutte le pubbliche amministrazioni italiane, che è gentilmente manutenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale, quindi è un open data in cui è possibile scaricare tutti quanti i siti delle pubbliche amministrazioni italiane, e un software che in automatico, l'automatismo è importante, effettua una scansione, cioè un collegamento al sito web per verificare se è presente o meno Google Analytics. Fatto ciò, riproduce lo stesso database, quindi enti.csv, il file che viene prodotto direttamente dall'AGID, con una colonna in più che dice se c'è Google Analytics o meno.
Fatto questo, invia una email. Vedere, aspetta un secondo intanto, Fabio, lo facciamo proprio vedere. In realtà, se scaricate il report, quello che voi ottenete è, aprendolo, ho eliminato alcune colonne, ma solo per visualizzazione, sì. È un elenco enorme. Qua abbiamo selezionato solo le PA centrali, un elenco enorme di tutti i siti web e tutte le pubbliche amministrazioni, in cui a un certo punto nel risultato c'è ad esempio 01. Se io seleziono quelli che hanno uno solo, mi trovo ad esempio che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale usa Google Analytics, Ministero della Transizione Ecologica, Difesa, Economia e Finanze, Lavoro Politico, tutti questi, ma ce ne sono a migliaia qua dentro, a 25.000 righe questo, 25-26 non mi ricordo, 1.000 righe questo Excel. Qui dentro potete, direttamente prendendo quel file che dà Agid, quindi l'elenco ufficiale, e semplicemente trovate un paio di colonne in più che dicono quando è stato fatto il test, qui avete date e ora, e se c'è o non c'è Google Analytics. In realtà trovate anche quello che è l'account di Google Analytics. Scusa, puoi continuare, era solo per farlo vedere visualmente. Potete farlo tutti voi, non c'è nessun problema, direttamente dal sito di Monitor PA che trovate qui sotto, scaricate il report e l'avete in Excel, in ODT e in altri formati. Prego, di nuovo a te la parola. Diciamo, e il software che è stato realizzato ovviamente a codice libero e con contributo interamente volontaristico a seguito della chiamata alle armi per contribuire a questo progetto tra persone che non ci conoscevamo neanche prima dell'avvio dello sviluppo software, e invece si è creato un gruppo affiatato oggi su Telegram e Matrix di oltre 90 persone che contribuiscono attivamente a questo progetto, e viene inviata una email all'attenzione del DPO, cioè del Data Processing Officer dell'ente pubblico, inviata all'indirizzo email dell'ufficio relazioni con il pubblico, che è parte del database Agid, in cui viene diffidato l'ente pubblico dal dall'eliminare Google Analytics e passare a quella che è la soluzione di analitica del traffico dei siti web di indirizzo dell'Agenzia Italia Digitale. Perché? Perché l'Agenzia per l'Italia Digitale ha creato un servizio software as a service che si chiama Web Analytics Italia, basato sul codice software Motomo, quindi segue la filosofia del riuso e dell'investimento nella conoscenza pubblica, che è una valida alternativa a Google Analytics, che lascia i dati in Italia all'interno della pubblica amministrazione, quindi non li trasferisce all'estero nella visibilità, in questo caso, delle autorità statunitensi. Aggiungo, ve l'ho lasciato qui, è webanalyticsitalia.it, è spiegato molto bene, è altrettanto semplice da implementare di Google Analytics, è gratuito per la pubblica amministrazione e lo trovate già online, ma non da adesso, lo trovate online da tempi non sospetti. Tra l'altro mi dicevi, Fabio, che nel piano, comunque nei piani dell'Agid c'è già il passaggio che doveva essere mandatorio, obbligatorio per la PA, no? di passare a questo? Sì, nel piano triennale della pubblica amministrazione 2021-2023, entro dicembre 2022, leggo testuali parole, le amministrazioni coinvolte nell'attuazione nazionale del regolamento sul Single Digital Gateway attivano Web Analytics Italia. Quindi oggi quella che è la esigenza di migrazione da Google Analytics a Web Analytics Italia non è soltanto una scelta di buon senso, perché il Ministero della Difesa, che invia a tutti i visitatori del sito dati negli Stati Uniti, mi sembra quantomeno inappropriato, e di compatibilità con il GDPR, ma anche di indirizzo della strategia di digitalizzazione dello Stato italiano. Per cui quello che noi abbiamo realizzato con una visione di tipo attivistico è quello che non è solo un'iniziativa estemporanea, non c'è stato solo un invio a 7.833 pubbliche amministrazioni che inappropriamente usano Google Analytics, ma è un osservatorio, perché il software verrà rieseguito almeno una volta al mese, mostrando il grafico delle pubbliche amministrazioni che continuano ad utilizzare Google Analytics, e in questo andremo poi a cosa che realizzeremo una volta che abbiamo dato un paio di settimane di tempo per l'eliminazione, andremo a effettuare un esposto al garante della privacy e al non mi ricordo come si chiama, scusate, all'Agenzia Italia Digitale, al Difensore Civico Digitale, in modo tale che da un lato Agid possa informare le pubbliche amministrazioni della necessità virtuosa di migrare a Web Analytics Italia, e dall'altro il garante possa intervenire vista la inappropriatezza di trasferimento trasfrontaliero di dati di cittadini italiani e pubblica amministrazione italiana. Perfetto, cosa ci guadagniamo?
perché lo facciamo? Noi vendiamo servizi di analytics, lo vogliamo dire che no, non ci guadagniamo, a parte perderci un botto di tempo con tanti volontari, non ci guadagniamo assolutamente un euro, vogliamo dirlo? Assolutamente, diciamo, lo sforzo è interamente volontaristico e con un approccio di trasparenza e collaborazione radicale, il che significa che abbiamo una chat Telegram, abbiamo codice su software open source e produciamo dati aperti. E la gestione sistemistica, il buon Daniel, uno dei volontari, ha detto: voglio dare una mano con il server, tieni le password, perché non trattando dati personali, ognuno deve poter dare il proprio contributo nell'ambito legale, nell'ambito comunicativo, nell'ambito tecnico di sviluppo software, oltre che nell'ambito politico. Infatti qua sotto vi lascio, tra parentesi, dove c'è linkato già nel sito principale, quindi non preoccupatevi, in fondo trovate il link, ci sono i codici sorgenti che possono essere lanciati, adattati, quello che serve. Allora, Fabio, ti metto un attimo in pausa invece per passare a Marco, che ha un compito molto più complesso in realtà, perché sì, finché io e Fabio diciamo cazzate è facile fare a PR, mentre invece a te chiederei un altro discorso, cioè ci sono una serie di problematiche che hanno a che fare con l'utilizzo. Vuoi illustrarci un secondo perché, come, a che problematiche va incontro chi continua a utilizzarlo? Ti lascio proprio, guarda, ti lascio libero il campo, senza bisogno di incastrarti in domande precise, raccontaci cosa, dal mio punto di vista, un DPO, un amministratore pubblico locale, eccetera, dovrebbe sapere in merito a perché e a che cosa si va incontro. E grazie intanto. Ma grazie a te, è un piacere poter contribuire a... Allora, ci sono due profili legali che bisogna considerare, tenere in conto. Primo, quello privacy, tutela dei dati personali. Un paio d'anni, quasi due anni fa, nell'estate del 2020, c'è stata un'importante sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha un po' rivoluzionato il mercato dei servizi in cloud, diciamo. La sentenza che è universalmente nota come Schrems 2, no? Perché fa seguito a un'altra sentenza, la storia è questa. Schrems è un attivista per i diritti digitali, per la tutela dei dati. Sì, potete bestemmiargli dietro, è una persona Schrems, ok? È quasi un troll come Naif, ok? Sì, adesso non so se come Naif, perché non vorrei togliere questo primato a Naif, però allora, Schrems fece parecchi anni fa una vertenza che portò fino in fondo, fino alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea contro Facebook nello specifico, per ottenere un risultato molto importante, che fu la dichiarazione di nullità da parte della Corte di Giustizia della decisione di adeguatezza nota come il Safe Harbor Agreement, cioè la decisione di adeguatezza della Commissione Europea nota come Safe Harbor Agreement, che rendeva legittimo il trasferimento di dati certe condizioni negli Stati Uniti d'America. Ti fermo un secondo, perché poi se volete approfondimenti vi lascio in descrizione, c'è la chiacchierata con Guido Scorza che abbiamo fatto in tempi non sospetti proprio su Google Analytics eccetera. Se volete approfondire proprio questa parte della storia vi lascio il membro del collegio del garante che vi spiega che cosa succede. Ok, dunque a quella decisione, a quella dichiarazione di nullità della decisione di adeguatezza conseguì il fatto che l'uso di servizi in cloud di molti fornitori statunitensi non era ok, non era legittimo. Seguì una nuova decisione di adeguatezza che si chiamava Privacy Shield, arrivò nell'estate di due anni fa, del 2020, una nuova dichiarazione di nullità del Privacy Shield. Questa volta in vigenza del GDPR, l'effetto è stato l'attivazione di molti garanti nazionali e delle DPB e delle DPS, che sono i due organismi. Le DPB è l'organismo che raccoglie tutti i garanti nazionali e che ne
diciamo, coordina le attività. L'EDPS è l'organismo che si occupa della privacy delle istituzioni europee, quindi del rispetto della privacy da parte delle istituzioni europee. E tra le altre cose, cioè, questa dichiarazione di nullità pone seri problemi di compatibilità con le norme del GDPR per chi intenda utilizzare servizi che prevedono il trasferimento di dati negli Stati Uniti d'America. Quindi c'è un serio problema di cui occuparsi. Con riferimento specifico all'uso del servizio Google Analytics, ci sono già state prese di posizioni da parte di diversi organismi, come giustamente ricordavi nella lettera che abbiamo citato. Quindi l'EDPS ha detto no buono, poi il garante austriaco e il garante francese anche. Quindi c'è un problema e noi quindi ci aspettiamo che il problema ci sia anche in Italia, che venga rilevato anche dal garante italiano, e quindi invitiamo le pubbliche amministrazioni ad attivarsi per correggere questo problema. Secondo profilo, l'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale impone alle pubbliche amministrazioni che intendano utilizzare dei servizi in cloud o comunque del software di fare prima una valutazione comparativa, preferendo soluzioni disponibili con software libero. Anche in cloud si dovrebbe usare software libero, questo dice l'articolo 68 del CAD e le linee guida di Agid che dettagliano come si deve applicare la norma. Anche da questo punto di vista, quindi le pubbliche amministrazioni che utilizzano Google Analytics hanno fatto la valutazione comparativa, come mai si sono determinate ad utilizzare Google Analytics invece della soluzione Matomo messa a disposizione, che è software libero, messo a disposizione come servizio da Agid. Quindi i profili di liceità sono questi due, mi fermo. Allora, provo a tradurlo per deficienti, nel senso così lo capisco anch'io. Due problemi. Il primo, i dati vengono trasferiti all'estero in questo momento, allora, stante le cose, con già tutta una parte di indicazioni molto precise da parte delle autorità, sia sovranazionali che alcune nazionali, che dicono che questo è contra legem e che è impossibile nella praticità farlo, a meno che esistano tutta una serie di analisi di rischi, tutta una serie di analisi di che cosa, del perché, dell'opportunità, eccetera, cosa che normalmente uno non fa, perché non stiamo parlando di cose che possono solo andare dall'altra parte del mondo, ma addirittura esiste un'alternativa free open source direttamente data dalla pubblica amministrazione locale. Seconda parte, perché hai usato, siccome devi principalmente usare software open source, se non lo usi devi motivare in maniera estremamente precisa il perché hai usato quest'altro, perché ci sta, magari devo fare una roba che ne so, medica, molto particolare, di cui non esiste ancora open source che fa questa cosa, per la carità del cielo, lì ci sta, devo redigere un'analisi fatta bene, in questo caso, visto che le feature di ambedue sono praticamente sovrapponibili, perché lo hai fatto? Arrivo da te adesso però con un'altra parte molto importante, che è: ma se decidono di dire, come direbbe Fabio, esti cazzi rispetto a questa cosa, a che cosa va incontro la singola pubblica amministrazione potenzialmente, e a che cosa andrà incontro qualora continui questo processo da parte di Monitor PA, cioè non solo parte la diffida ma poi parte la segnalazione ad Agid e al garante? La violazione delle norme del GDPR implica sanzioni che possono essere irrogate dal garante privacy italiano, quindi il giorno in cui il garante deciderà di analizzare con attenzione il problema potrà molto semplicemente prendere il database messo a disposizione da Monitor APA e mandare delle sanzioni alle pubbliche amministrazioni che
potrà lei stessa verificare, utilizzano Google Analytics, perché il dato è... sì, sì, anche perché è discretamente banale il fatto di capire se stai usando Google Analytics o meno, almeno a livello client, come li stanno usando, corretto? Sì, certo. Allora, il tema del trasferimento di dati all'estero è molto più ampio, riguarda molte altre tecnologie. Giustamente il progetto Monitor API è partito dalla cosa più semplice da analizzare, ce ne sono anche altre, ma partiamo da questa. E quindi sicuramente sanzioni da parte del garante, ci sono anche altri profili, invece violazione del codice dell'amministrazione digitale, dell'articolo 68 del CAD, lì potrebbero esserci. Allora, in un caso è già successo che il difensore civico abbia accertato la violazione dell'obbligo di valutazione comparativa con conseguente invito all'amministrazione competente ad irrogare i provvedimenti opportuni a carico del funzionario che aveva omesso di realizzare la valutazione comparativa. Quindi conseguenze, diciamo, personali per chi non ha fatto perfettamente il suo lavoro. Ok, quindi ricapitoliamo. Fabio, prossimi passi che succederanno nelle prossime settimane e mesi rispetto al progetto che intanto rilascio sotto il link di privacy di Monitor PA? Il prossimo passo è certamente la riesecuzione della scansione entro un paio di settimane, a cui il seguito faremo l'invio dell'esposto al garante della privacy e al difensore civico digitale per i due ambiti del codice amministrazione digitale per quanto riguarda il GDPR. A quel punto, su base mensile, verrà rieseguita la medesima scansione e completeremo il pezzo di software che mostrerà un grafico del decremento di utilizzo di monitor di Google Analytics, quindi mostrando quali sono le pubbliche amministrazioni ancora resistenti che mantengono Google Analytics e quali invece stanno passando a Web Analytics Italia. Ci sono già state molte idee proposte all'interno del gruppo di lavoro della chat pubblica per introdurre sulla medesima infrastruttura di monitoraggio, produzione di dati aperti e notifica massiva e poi comparazione nel tempo delle medesime scansioni, gli ulteriori test di privacy e sicurezza. Tra quelli più interessanti che sono venuti come idee, ma diciamo qui faccio una chiamata alle armi a coder e volontari che volessero migliorare il software, perché è un progetto interamente volontaristico, ci sono la misurazione della presenza o meno dell'HTTPS, la misurazione o meno dei pixel tracking di Facebook, dei Google Fonts, piuttosto che di versioni vecchie e non aggiornate del software di gestione del web server, fosse WordPress, Joomla o altre edizioni. Seguendo lo stesso identico meccanismo, effettuare scansioni automatiche, notifiche massive automatiche e comparazione nel tempo del miglioramento del trend. Questo è quello che auspicabilmente creerà un osservatorio permanente di problematiche di cybersicurezza, di protezione dei dati della pubblica amministrazione. Che in realtà è il funzionamento normale di quello che può essere un osservatorio civico, che va a fare semplicemente l'osservazione di quello che succede, perché magari non c'è un interesse di qualche singola parte nel fare tutti questi controlli, o magari perché costa troppo fare questi singoli controlli per ogni singolo sito web, ma se si mettono insieme le forze, farlo in maniera assolutamente globale diventa estremamente più semplice, non semplice. Marco, cosa deve fare una PA adesso? A parte il fatto di togliere sto cavolo di Google Analytics, ma quello vabbè. Beh, togliere Google Analytics è la cosa più semplice e corretta da fare oggi. Se avete Google Analytics in funzione sul vostro sito, toglietelo, ci vogliono pochi minuti. Non solo, ma come dicevamo, è anche presente un'alternativa drop-in, cioè proprio prendo la copio e la incollo, che è quella data tra parentesi, fatta anche estremamente bene. Devo dire la verità, io sono stato critico tante volte su Agid, questa è fatta molto 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 bene, dato direttamente dall'Agenzia per l'Italia Digitale, corretto?
Sì, certo, ma insomma la cosa da fare immediato è togliere Google Analytics, la cosa da fare il minuto dopo è mettere Web Analytics Italia. Ok, perfetto. Allora, grazie mille. Abbiamo preso la pazienza in 24 minuti, è il massimo che possiamo tenere di attenzione. Quindi, grazie mille a voi per il racconto, grazie mille a voi per il tempo a disposizione, grazie a tutti i volontari che ci hanno messo una marea di tempo e, tra parentesi, oltre a una marea di tempo, uno spirito estremamente, lo vedete se aprite il canale Telegram della chat, uno spirito estremamente collaborativo, nonostante il fatto molti di questi siano talebani in senso buono, nel metterci tanto lavoro, fatto bene, replicabile e fatto proprio per sorveglianza civica di un progetto che secondo me è un primo a livello europeo. Un'eccellenza almeno a livello europeo, con dietro anche una serie di parti, tra parentesi, grazie agli altri membri del Centro Eres, grazie a Copernicani e grazie a tutti quelli che hanno dato davvero una mano importante, dal redigere le mail fino al controllare i risultati e tutto. Vi lascio qui sotto di nuovo, privacy Govit, vi ricordo che Gov è scritto con lo zero, il link in cui andare a prendere tutte le informazioni. Altre cose che volete dire? Se no, salutiamo. Diamoci dentro e contribuite a migliorare il software e fare ulteriori test e ulteriori attività di monitoraggio civico. Perfetto, grazie mille a loro, grazie mille a voi per esserci stati ad ascoltare e come sempre, anche questa volta, grazie mille per averci ascoltato ed estote parati. Ciao! Ciao! Ciao.